30 agosto, giornata mondiale dei desaparecidos. Obiettivo della celebrazione, istituita nel 2010 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale sul tema delle persone scomparse. Anche se il termine si riferisce all'America Latina, desaparecidos, la realtà a cui fa riferimento si verifica in molte regioni del pianeta e risolvere il problema è ormai una priorità di interesse mondiale. I dati registrati da Amnesty International attestano che il ricorso dei governi alla sparizione forzata per ridurre al silenzio le voci critiche e incutere paura a determinati gruppi sociali prosegue incontrastato. Principali bersagli restano coloro che difendono attivamente i diritti umani, ma anche familiari, amici, avvocati e in genere quanti cercano di far luce sulla scomparsa delle vittime. Chi pratica questo metodo repressivo gode tuttora di impunibilità, soprattutto perché le sparizioni forzate sono commesse da agenti degli stati e dei governi. La persona scomparsa, il cui arresto o la cui detenzione vengono sistematicamente negati, viene posta in questo modo al di fuori della protezione della legge e corre grande rischio di essere torturata e persino uccisa.